modo migliore per non far trovare una cosa, incorniciarla e metterla sulla parete del salotto, e lì nessuno la troverà, d'accordo? È un po' così, perché quello che nessuno ti dice su crisi euro e l'Europa, no? È il sottotitolo che abbiamo scelto anche a Pescara per la presentazione del mio libro. È un sottotitolo che suona plausibile, ma secondo me è falso, nessuno, non è assolutamente vero. All'estero lo dicono tutti, e anche in Italia dicono tutti quello che dico nel libro. E un suggerimento che vi do è di intanto andare a vedere cosa si dice fuori dall'Italia, perché l'Italia è un paese strutturalmente provinciale dal punto di vista culturale, nel senso che siamo una capitale della cultura, perché abbiamo prodotto tante cose, guardate in che sala siamo, insomma, questa diciamo che in Finlandia non c'è, ma effettivamente i flussi di informazione sono un po' condizionati, non tanto nel senso di non darci le informazioni, perché poi vedrete che c'è anche. Però fare un giro all'estero può essere utile. Ci sono dei blog molto validi, secondo me, come Voci dall'Estero o Voci dalla Germania, che fanno questo lavoro di fare la segna della stampa estera e tradurla per chi eventualmente avesse difficoltà con le lingue dei padroni, che sono l'inglese e il tedesco. Io per fortuna conosco le lingue dei padroni e anche quelle degli ex padroni, francese, mi manca lo spagnolo, però io non ho mai vissuto in regioni diciamo dominate dalla Spagna, e anche in Italia non sono pochi a dire che c'è un problema con l'euro. Attenzione, cerchiamo di non essere, visto che qui siamo grillini, cerchiamo di non essere pittini. Voi sapete, per me il pittino non è identificato come l'appartenente a un certo partito politico, il partito di destra o il partito democratico, che dir si voglia. Il PD non è una persona che ha un neurone solo. Noi dobbiamo averne tre: in uno ci mettiamo euro, in un altro ci mettiamo euro Europa e in un altro ci mettiamo Unione Europea, e capiamo che sono tre cose diverse. Questa è la prima grossa verità banale da chiavarsi in testa per avere la chiave della soluzione, d'accordo? Sono tre cose diverse. C'è un problema con l'eurozona, e questo ormai lo riconoscono tantissimi, anche in Italia, compresi autori del più estremo mainstream come Zingale, insomma, Manasse. E vi raccomando un altro must, oltre alla consultazione di Voci dall'Estero e di Voci dalla Germania, vi raccomando su BioBlu l'intervista di Claudio Messora a Claudio Borghi Aquilini, talora definito Alberto Borghi Aquilini, nel senso che evidentemente siamo due bestie che vanno sotto una pelle, come dice il poeta. Perché lui, da un'esperienza di trader della Borsa di Milano, appartenenza politica di destra, di rivista del giornale, io da una provenienza di poveraccio, accademico, precario universitario, di sinistra, ci troviamo casualmente a dire la stessa cosa, il che, quando ci guardiamo negli occhi, ci conforta nel fatto che quella cosa sia abbastanza simile alla verità. Detto questo, però, guardate che cosa ha detto per esempio Manasse dell'Università di Bologna. L'8 dicembre del 2012 se ne esce, naturalmente sul suo blog rigorosamente in inglese, con un bel articolo nel quale dice che l'euro è insostenibile. Perché? Per un motivo estremamente semplice, perché in questo momento, per tenere i cocci insieme, bisognerebbe che i paesi del nord facessero dei trasferimenti ai paesi del sud che sono politicamente improponibili. Di questa cosa si era accorto Sapir quest'estate, io l'avevo scritta 2 anni fa, ma c'è gente che l'ha scritta 20 anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa, non è assolutamente originale. Nel libro trovate tutto, non è molto noioso perché non insisto molto sull'erudizione accademica, ma trovate abbastanza per capire che non stiamo parlando di assolute novità. Prendete Zingales, il grande Luigi Zingales, ultraliberista, Università di Chicago, Chicago padre del liberismo, fermare il declino, quindi grande accademico liberista che si è adesso unito con un giornalista che ha fatto tutta la sua carriera in giornali pagati dai soldi pubblici, ma è nemico dello Stato, che quindi, se volete, è una cosa anche che va apprezzata in Oscar Giannino. Sicuramente non è in conflitto di interessi, perché nel momento in cui va contro lo Stato praticamente va contro i suoi interessi. Però al di là di questo, Zingales già nel 2010 non aveva nessuna difficoltà, quando, cioè 2 anni prima che Bersani facesse le sue sparate, noi siamo quelli dell'euro, Zingales già diceva tranquillamente: guardate, 2 euro sono meglio di uno, è meglio un divorzio consensuale che l'alternativa devastante di uno stendicidio di crisi. E dove lo diceva? Sulla lotta comunista?
sul giornale della parrocchia? No, sul Sole 24 Ore. Quindi non è vero che l'informazione in Italia non c'è. Il giornale dei padroni, per usare un termine desueto, ma secondo me ancora valido, dà le informazioni corrette. Magari un giorno sì, un giorno no. Se capita bene il giorno sì, siete fortunati. Il 19 dicembre di scorso dice con assoluta trasparenza su un blog italiano, in italiano, l'aspetto criminale della crisi dell'euro è che essa era premeditata. Oh, caspita, complottismo, direte. Zingales è un complottista, si è fatto un giro fra signoraggisti, donaldiani, grillini, tutta sta fauna, questa bella erba, scie chimiche, rettiliani, questa bella erbe famiglie del mali che popola il web, e poverino adesso è diventato pazzo. No, non è complottismo. Perché? Perché lo confessano gli stessi autori del progetto europeo, che il progetto europeo è un progetto antidemocratico e che è antidemocratico per due motivi essenziali. Primo, che i cittadini non sono stati informati correttamente e non sono stati informati correttamente apposta, e il secondo motivo è che si sapeva perfettamente che le rigidità imposte dalla moneta unica avrebbero determinato delle crisi, ma queste crisi erano volute come metodo di governo per costringere le persone sotto la pressione della crisi economica ad accettare cose che in condizioni normali non avrebbero mai accettato. E questo lo dicono loro, a cominciare dal compianto Tommaso Padoa-Schioppa, che nel 99 lascia una lunghissima intervista nella quale dice che l'Europa non nasce da un movimento democratico perché è intrinsecamente un portato delle oligarchie e delle elite, perché i popoli spontaneamente la loro sovranità tenderebbero a non cederla. Prodi nel dicembre 2001 dice sì, vabbè, abbiamo fatto la moneta unica e sappiamo che è la cosa sbagliata, per un semplice motivo che una circa quarantina di anni di letteratura economica ci dicono che non si possono mettere insieme dei paesi diversi sotto la stessa moneta. Però non è un problema, un giorno ci sarà una crisi e saremo obbligati ad introdurre dei nuovi strumenti politici, dei nuovi strumenti di politica economica, che oggi purtroppissimo non sono proponibili. Ma quindi dice, la crisi ci servirà a cambiare le regole della politica, in particolare della politica economica. Prendete Monti, nel 2011, due anni fa, ormai viene la Luis dietro a casa mia e dice i passi avanti dell'Europa sono cessioni, questa è tutta roba che trovate, vedete, Prodi l'ha detto al Financial Times. Questo capisco che può essere fuori dalla portata di qualche lettore italiano medio. Fuori dalla portata del lettore italiano medio sono anche le tabelline del resto, perché altrimenti non è vero, non l'avremo, perché la prima cosa che ti dicono è beh, ma così quando vado fuori non devo fare i conti. Cioè, capito? Tu non puoi distruggere un paese, non puoi far impiccare la gente perché hai avuto tutti i problemi con la tua insegnante di matematica elementare, capisci? Questo è il problema, cioè questo va un attimo capito, però vabbè, non entriamo in questo. La persona che mediamente sa l'inglese, ma adesso insomma sta roba, se vuoi fare una ricerca. Monti invece in bel italiano, o comunque nel suo italiano, comunque si capisce, dice papale, i passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di sovranità. Vabbè. I cittadini possono essere pronti a queste cessioni solo quando c'è una crisi in atto, quindi si ritorna sul concetto che ci deve essere una crisi economica, perché per fare l'idea, questa Europa dobbiamo farla, perché non si sa. Però siccome i cittadini non la vogliono, facciamo le crisi così dopo loro la vogliono perché hanno paura. Altra frase molto importante di Monti che qui non vi ho ricordato, nell'intervista sull'Italia in Europa rilasciata a Federico Rampini e pubblicata dalla Terza nel 1998, Monti dice proprio che uno dei motori dell'integrazione europea è la paura. E la paura lo dice esplicitamente, la paura della concorrenza. Quando avete paura avete bisogno dell'uomo forte e dell'istituzione forte, della moneta forte nel caso. Ma veniamo all'ineffabile Jean-Claude Juncker, perché viene da Luxembourg, che è il capo dell'Eurogruppo, che insomma non è che stiamo parlando di uno che, come dire, di un oscuro burocrate, è una posizione abbastanza distinta. Nel 1999 nasce mio figlio e contestualmente succede questo. Che l'amico Juncker
rilascia una simpatica intervista, poi vi dico quale giornale, che poi dice così: sapete com'è il metodo di governo europeo? È questo. Noi prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo un po' per vedere cosa succede. Se non provoca proteste né rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce niente di quello che è stato deciso, andiamo avanti passo passo fino al punto di non ritorno. Grande, eh? Ora, naturalmente, uno si aspetta che queste cose siano state dette in fuori onda, che qualcuno ha captato e che, non so, magari uno striscia la notizia del Lussemburgo che nessuno vede possa aver trasmesso. E siccome so quindi che voi non potete credere che una persona di quello spicco e di quel rilievo pubblico abbia detto pubblicamente questa cosa, vi faccio vedere la copertina dello Spiegel dove è stato pubblicato, e se voi ve lo cercate ve lo trovate anche online, se passate per il mio blog lo trovate abbastanza facilmente. Vedi, Jean-Claude Juncker is ein pfiffiger Kopf, una testa sveglia. Wir beschließen etwas, decidiamo qualcosa, stellen das dann in den Raum, lo mettiamo sul tavolo, lo esponiamo alla gente, und warten einige Zeit ab, aspettiamo un pochino, einige Zeit, un po' di tempo. Allora, non faccio lezioni di tedesco, anche se vi sarebbe molto utile, perché, vedete, chi il tedesco lo sapeva, già aveva capito che ritirava 13 anni fa, no? Ecco, va bene. Questa è la faccia dell'informazione che non c'è. Lo Spiegel è come l'Espresso, eh? Non è che stiamo parlando ancora una volta, io cito sempre la lotta comunista, con tutto il rispetto, perché voglio molto bene a chi lo scrive e a chi lo fa, ma non ha una grande diffusione, è un giornale un po' di nicchia, non lo cito quindi con dileggio, ma solo per evidenziare il fatto che è un giornale poco diffuso, troppo poco. Poi c'è l'ineffabile Juncker 2.0. Attenzione, perché non è la prima volta che assisteremo a dei fenomeni di questo tipo. Si arriva al 2013. Io molto faticosamente, e credo anche voi, anche perché scrivere queste 400 pagine è stato come un parto, quindi sono anche un po' in depressione post-parto. E che dice oggi il simpatico Jean-Claude? Il simpatico Jean-Claude dice: la situazione della disoccupazione è drammatica, avevamo detto che l'euro avrebbe riequilibrato la società e invece la disoccupazione aumenta. No, tu avevi detto un'altra cosa, avevi detto che volevi tirarlo in tasca ai cittadini europei senza che se ne accorgessero. Mai, mai, friend. Ho detto tasca, perché non sono sul blog uso altri termini, lui manca un po' rimproverato sottilmente per questo, ma purtroppo non ci posso fare. Bisogna ritrovare la dimensione sociale dell'unione economica e monetaria con misure come il salario minimo in tutti i paesi della zona euro, altrimenti perderemo credibilità, già successo secondo me, e approvazione della classe operaria, per dirla con Marx. Cacchio, un banchiere lussemburghese che cita Marx, cioè deve proprio aver capito che la situazione è insostenibile. Vi rendete conto? Cioè, vedete, io nel blog uso alcune, diciamo, frasi ricorrenti, delle quali una, non ve ne abbiate male, non è rivolta a voi, è rivolta ai miei lettori, è questa: beati voi che non capite un cazzo, perché la rivolse a me quando ero un giovane studente. Io frequentavo un circolo di Fiumaroli che erano molto molto spicci nel... E insomma mi sentii rivolgere questa frase, che per me fu una grande lezione di vita, un'esortazione ad aprirmi a diverse forme di conoscenza. E avendo ricevuto questa esortazione da giovane, mi sono messo a studiare l'economia, e voi non potete capire quanto è tragicamente e beffardamente comica la situazione, perché questa cosa, io quando l'ho vista, anzi ringrazio una lettrice del mio blog, Contessa Elvira, grazie, che me l'ha segnalata, e anche Giorgio DM che mi ha fatto che mi ha segnalato l'originale sullo Spiegel. Cosa abbiamo avuto in cambio della cessione di sovranità? No? A che cosa servivano tutte quelle? Perché, vedete, vi faccio capire una cosa. Loro ce l'hanno detto che ci stavano fottendo, non so se è chiaro da queste prime slide, ma tu non puoi andare da uno: buongiorno, sono Jean-Claude Juncker, adesso ti fotto. Cioè, come nella canzone di Aureo Storchese, mi presento, sono Sette Vecchione, come avrei capito adesso ti... Esatto, non puoi fare così, cioè quello funziona in una canzone di Aureo Storchese. In politica tu devi dire ti do qualcosa in cambio, anche, attenzione, anche nei rapporti interpersonali tra uomo e donna, uomo e uomo, donna e donna, cioè qualcosa che devi dare in cambio se vuoi avere quella roba lì. E a noi che cosa ci hanno detto che ci avrebbero dato in cambio? Perché è interessante questo. Beh, noi abbiamo avuto in cambio, lo
sapere dalla voce del padrone, M.M., nell'intervista sull'Italia in Europa, a cura di Federico Rampini, la terza che vi ho citato prima. Ecco, vedete, lui parla della banca centrale, del rapporto fra la politica e la banca centrale. Dice, il rapporto fra democrazia e banca centrale è come un deposito che la politica fa in un luogo di lunga durata, luogo di lunga durata, io sconoscevo la lotta di lunga durata, ma ci sono anche i luoghi di lunga durata, a cui affida in custodia valori che ritiene importanti. La stessa politica, i veri politici, quelli bravi come lui, come Bersani, come Prodi, non quelli corrotti, come lui, come Bersani e Prodi, sa che questi valori saranno meglio tutelati se affidati a qualcuno che può permetterselo di tutelarli, trovandosi al riparo dal processo elettorale. Che cosa sta dicendo qui? Traduco. Occorre che la banca centrale sia indipendente dal governo, indipendente poi è tutto da dimostrare, nel senso che faccia questa pantomima di mettere i bastoni fra le ruote al governo quando il governo vuole fare delle politiche sociali. E questo perché? Perché l'idea è la moneta crea inflazione, l'inflazione è cattiva, caro popolo europeo, io ti tolgo la democrazia ma ti do la stabilità dei prezzi e tu sarai contento in quanto che l'inflazione è nemica del proletario, della vedova e dell'orfano, come chi segue il blog sa, perché vedo che molti ripetono questa affettuosa, esattamente come l'euro fratella l'Algonchino e il Samoiedo e anche l'88, questa proletaria di tutto il mondo, unitevi sotto la cappa di questa legnata che vediamo. E allora noi togliamo l'inflazione, in realtà diciamo vi togliamo un po' di democrazia, ma lo facciamo per il vostro bene, che è poi il concetto che Giuseppe Gioacchino Belli, visto che qui abbiamo detto che ciò è cultura, espresse in un suo sonetto sotto le seguenti interpretazioni: dammela e poi ti sposo, tu dammi la democrazia e io poi ti darò la deflazione. E attenzione, e questa è la cultura della stabilità, parte da un presupposto falso che sia la moneta a creare inflazione. Perché è falso? Perché i fatti lo dimostrano, nel senso che banalmente ve ne dico solo una: la crescita della moneta in Europa doveva essere fissata al 4,5%, perché nei calcoli della banca centrale questo avrebbe assicurato un'inflazione al 2%. La crescita della moneta è stata praticamente il doppio e l'inflazione è stata comunque il 2%, quindi o la banca centrale non sa fare i calcoli o fra moneta e inflazione non c'è il rapporto, semmai poi ne parliamo. Altro presupposto falso: l'inflazione danneggia i redditi bassi, ed è falso, però lo vediamo. Conseguenza falsa: sottraiamo la politica monetaria all'azione dei governi corrotti, così i lavoratori staranno meglio. Allora, qui ci abbiamo in rosso l'inflazione in Italia, scala di destra, e in blu il salario reale, cioè il potere d'acquisto degli italiani, scala di sinistra. Partiamo dagli anni 70, arriviamo al 2008-2009, nel 2008 c'è la crisi. E che si vede in questo bel grafichetto? Che quando l'inflazione era a due cifre, ricordate gli anni 70? Io mi ricordo, io c'ero, chi ha mezzo secolo o più se lo ricorda, certo non se lo può ricordare, Uga non se lo ricorda perché lei diciamo, è nata qua. Negli anni 70 c'era tanta inflazione, ma vedete come cresceva il potere d'acquisto dei lavoratori. Poi dall'81 inizia la meravigliosa epoca della deflazione, l'inflazione scende, però purtroppissimo non succede quello che dicono i biddini, cioè che quando c'è meno inflazione i lavoratori sono più ricchi. E no, purtroppo il potere d'acquisto dei lavoratori comincia a stagnare, non ha più quel trend che aveva prima. Allora su questo ho avuto un dibattito, no, ma perché tu che ci dici, ma non ti sei accorto che il salario reale quando siamo usciti dall'euro, quegli economisti di sinistra che stanno tutti alla ricerca, che diciamo adesso di qualcuno che se li carica, no, fondamentalmente, tu devi guardare la quota salari perché è quella che... a voi, eccola. Ragazzi, che palle, cioè, questo lavoro ha un unico problema, i colleghi, con affetto e con rispetto sempre nel confronto delle opinioni. Qui ci viene l'inflazione in rosso, perché l'inflazione essendo il nemico per quei quattro bischeri, chiaramente ve l'ho messa in rosso.
e in blu abbiamo la quota salari, cioè la percentuale di prodotto nazionale che andava ai lavoratori dipendenti. Ora, caso strano, abbiamo visto che quando c'era più inflazione i salari crescevano più in fretta, quindi caso strano la quota dei salari sul prodotto interno guarda un po', aumentava. Quando è iniziata la deflazione la quota dei salari sul prodotto interno è andata a picco, era arrivata a un massimo di 51 e ci siamo ritrovati nel 99 con una quota salari più bassa di quella che c'era nel 60 prima che iniziasse qualsiasi tipo di lotta sindacale in Italia, a partire da quelle del 62-63, quelle del 69, eccetera, eccetera. Ok? E certo, perché l'inflazione si controlla non stampando, come dicono, diciamo così, i dilettanti, poca moneta, si controlla semplicemente sul mercato del lavoro, lasciando placidamente alzare il tasso di disoccupazione, che è quello che il nostro governo sta facendo. Allora, questo è quello che ci dicono della crisi le fonti ufficiali. Queste persone mi dicono che la crisi dipende dall'euro, è stata causata per governarvi in una certa direzione, che è fondamentalmente quella di sfilare i soldi dalle tasse, come avete capito, una direzione quindi nella quale la quota del prodotto che va ai lavoratori diminuisce. Ma voi della crisi che cosa sapete? Voi della crisi sapete qualcos'altro, nel senso che tutti i puntini che vi ho fatto vedere sono fonti di informazione ufficiali, quando esistono. Ma il giornale non vi dà mai la matita per un video. Della crisi, banalmente, temo sappiate tutti, sia quelli di destra che quelli di sinistra, sia quelli della politica che quelli dell'antipolitica, sia quelli che vogliono le facce vecchie che quelli che vogliono le facce nuove. Appartenete in realtà tutti alla stessa Matrix e sapete tutti quello che questa Matrix vuole che voi sappiate. Cosa vuole questa Matrix che voi sappiate? E ora ve lo dico, lo sapete già, ma io ve lo ridico. La Matrix vuole che voi sappiate cassa, ricca, corruzione, brutto, tutti i dati, tutti a casa. Cioè, tradotto, questo, diciamo, se seguite il mio blog sul Fatto Quotidiano sapete che quando c'è un luogo comune io faccio delle crasi per, diciamo, evidenziare che siamo in presenza di luogo comune. Il ragionamento funziona più o meno così: il potere politico è corrotto, la corruzione ha alimentato il debito pubblico perché ha causato tanta spesa pubblica improduttiva, tutta una parola, nel vocabolario non c'è, ma nessun economista usa se non questa parola, economisti, insomma, Boldrin, il rapporto debito pubblico-PIL è cresciuto e ha portato alla crisi. Quindi il discorso è corruzione, politici, ma adesso arriviamo noi e li mandiamo a casa, dove noi può essere Monti o può essere lui, per esempio. So che chi c'è, che qualcuno di voi so che vuole mandare a casa quelli. Io sono d'accordo, però cerchiamo di capirci su quale può essere la via poi per un'azione efficace, perché mandarli a casa è cosa buona in più, se farei anche di peggio, ma non posso dirlo. Dobbiamo però capire qual è il problema. Cioè, il problema non è che siccome loro erano corrotti e mangiavano ostriche, allora il debito pubblico è esploso e noi siamo in crisi. E per vederlo ci sono i dati. I dati ci sono. Capito? Petite e Davide Boris. Nota bene, il discorso è un discorso apparentemente contro il potere, ma viene dagli organi del potere. Cioè, questo discorso qua, che siamo corrotti, lo fa l'organo pittino par excellence, che è Repubblica, ma anche il Foglio, ma anche il Giornale. Passano la giornata intera a dirvi, perdonate l'espressione, che siete del merda perché siete italiani e quindi siete corrotti. D'accordo? Che vi meritate quello che sta succedendo, che è colpa vostra perché non sapete, perché siete pigri e perché non sapete scegliere i vostri politici, però se ci provate è antipolitica. Cioè, questo è il racconto che vi fanno, no? Esatto, quindi potrei fare il giornalista, guadagnerei molto di più. Non è andata così. Perché, vedete, anche qui, beati voi che non capite, eccetera, quando uno sa cos'è la crisi, sa che la corruzione non c'entra niente. Allora capita che il 14 marzo del 2012 uno apra, diciamo dopo aver ingerito abbondante xanamina, la home page di Repubblica per evitare il conato di vomito e l'Ocse avvisa il Parlamento, la corruzione frena la crescita. Cioè, la corruzione frena la crescita. Tutta questa tiritera che la colpa è della corruzione, magari alcune forze politiche ne hanno fatto la loro battaglia da tempo, ma forse non vi siete resi conto che ha avuto un
fortissimo endorsement da parte dell'establishment endorsement, cioè sono economista, ha avuto un fortissimo avallo da parte del potere economico verso l'inizio di quest'anno. Quando? Perché? Ma fondamentalmente, intanto vediamo che anche qui abbiamo un OCSE 2.0, no? Il 28 novembre però l'OCSE decide che è l'austerità a frenare la crescita e non la corruzione, no? Quindi è cambiato. Cos'era successo? Questa schizofrenia derivava dal fatto che mentre ottobre 2011, quando c'era lui, quello che aveva quegli hobby, che è l'unica cosa della quale gli parlano quando va in televisione, dico, ma c'è questa fortuna, io vado in televisione e non mi parlano mai del Travicembolo, sempre di economia, lui va in televisione e gli parlano sempre di, non so come si chiami da queste parti, ha tanti nomi, insomma, metteteci il nome che preferite. Il Fondo Monetario Internazionale prevedeva comunque una crescita per l'Italia. Poi arriva il nostro liberatore dalla crisi e il Fondo Monetario Internazionale dice a aprile, guarda che qui c'è un problema e secondo me quest'anno andiamo giù del 2%. Sono bastati 5 mesi di Monti per fare questa catastrofe, no? Allora ovviamente quando il fallimento di Monti si manifesta, dall'Ocse arriva il messaggio pro Monti. Sì, è vero, le cose stanno andando un po' male, cari italiani, ma la colpa non è di Monti. Io modestamente a novembre avevo scritto i salvataggi che non ci salveranno, ma non era una grande scoperta, modestamente non acqui. La colpa è della politica corrotta, hanno tolto, sta a posto. È ovviamente una falsità. All'inizio della crisi il debito pubblico stava diminuendo, anche se i governatori, noi abbiamo avuto papi che avevano amanti di vari sessi, d'accordo? E con questi papi abbiamo fatto, non so, gli affreschi, Michelangelo la Cappella Sistina, insomma. Cioè, la relazione fra le abitudini sessuali di chi ci governa e il risultato dell'azione di governo non è in nessuno studio macroeconomico, questo credo di potervelo dire. Eventualmente ne faccio uno io, ma credo che troverò una correlazione in zero. Invece qua appare che il problema sia solo quello. All'inizio della crisi il debito stava diminuendo, quindi la colpa della crisi non è del debito pubblico. Stava diminuendo in Italia, stava diminuendo in Spagna, stava diminuendo in Irlanda, dove era addirittura a livelli ridicoli, 30% del PIL, la metà della soglia è stabilita da Maastricht. Dall'entrata nell'euro la corruzione è andata aumentando. Quindi questo che significa? Primo, che il debito non è figlio della corruzione, altrimenti sarebbe aumentato visto che la corruzione aumentava. Secondo, che l'Europa non ci salva dalla corruzione. Sapete quando vi dicono, beh, ma noi siamo entrati in Europa, però non è un fatto economico, in realtà è un fatto morale, perché avevamo bisogno di purificarci. Ma quando vai a Chianciano, no? Che è un posto un pochino triste, deprimente, però se c'hai il fegato appesantito, stai lì con tutti, insomma, questi arzilli giovanotti e ti bevi l'acqua alla fonte e poi torni meglio, torni depurato. Io sono stupito, cioè, molti miei, io vengo dalla facoltà di filosofia e sono passato a economia. E ho scoperto che la maggior parte dei miei colleghi di economia in realtà avrebbero voluto studiare filosofia. Perché mi parlano tutti dell'etica. Cioè noi lo stiamo facendo perché è morale questo, chiaro? Allora, qui c'è il rapporto debito-PIL che era 112 nel 1999, poi è sceso al 2004, sotto intorno a 103, poi si è un po' rialzato, poi è tornato a 103 nel 2007, quindi bene o male è calato di una decina di punti imperante Berlusconio, e qui c'è l'indicatore di corruzione che produce la Banca Mondiale in un suo progetto di ricerca molto articolato e molto ben documentato, che si chiama Governance Matters, cioè la governance, il governo, la qualità dell'azione di governo è importante, si chiama così, e elabora degli indicatori quantitativi su diversi aspetti dell'azione di governo, fra cui la corruzione. La corruzione in Italia è andata aumentando, si vede. Perché c'era Buzzone? Secondo me no, secondo me è andato aumentando perché come argomento nel libro e come potreste per esempio scoprire sul blog di Orizzonte 48, scritto Orizzonte 48, ci sono dei rapporti ben precisi fra legislazione comunitaria e proliferare della corruzione, rapporti che sono peraltro molto chiari anche Grillo, perché quando Grillo dice che se tu devi l'erogazione dei servizi ai livelli inferiori di governo applicando il principio della sussidiarietà e poi trasformi questi livelli inferiori di governo in tante società per azioni con tanti bei consigli di amministrazione, pieni degli amici, la stessa cosa che dice Luciano Barracaraccio, per esempio, che cito estesamente nel mio libro, è ovvio che c'è la corruzione.
Allora ragazzi, le cose non stanno come il potere ce le racconta, non è che sia una bella scoperta, voglio dire, basta saperlo, Cosa è successo in Italia e in Europa? Quando vi parlo del debito pubblico, vi faccio vedere rapidamente gli ordini di grandezza. Allora, il debito pubblico, come vedete, dal 99 al 2007, quindi da quando siamo entrati in questa bella famiglia europea dove vogliono ignorare il Partenone e non vogliono darci soldi per i terremotati dell'Emilia, no? In questa bella famiglia europea, il debito in Francia, Germania e Grecia è aumentato di pochissimo, 0,3-0,5. In Irlanda addirittura è sceso, in Italia è sceso, in Spagna è sceso. In Portogallo è aumentato, ma è arrivato a un punto massimo del 70% del PIL, quindi diciamo eravamo ancora in rapporti che oggi ce lo sogneremo. Quale debito è aumentato? Ecco, vedete, questi sono i PIGS, quelli ho messi in bella evidenza. È aumentato il debito privato. Il debito privato ha avuto un'esplosione pari a 100 punti di PIL in Irlanda, 100 punti di PIL in Spagna, più di 50 punti di PIL in Portogallo e in Grecia, e anche in Italia più di una trentina di punti di PIL. Solo in Germania il debito privato è diminuito, nel senso che i tedeschi hanno rimesso i loro debiti e hanno prestato soldi ad altri e sono diventati creditori. Quindi, come vedete, quello che accomuna i PIGS è il fatto che in tutti essi è cresciuto il debito privato. Il debito pubblico è calato quasi ovunque tranne che in Portogallo, quindi questo trend è diverso. Ma guardate che io ho scritto un articolo che adesso uscirà su un libro in Inghilterra, e sempre perché abbiamo un problema di cultura. Voi ricordate l'inizio di Anna Karenina, che c'è Oblonsky che litiga con la moglie. Allora Tolstoi inizia dicendo: le famiglie felici sono tutte uguali e le famiglie infelici sono infelici ognuna a modo suo. In economia non funziona così, perché vedete, le famiglie infelici sono tutte uguali, hanno tutte avuto un problema rilevante di debito privato. Le famiglie felici, e qui dai a ridere perché la Francia tanto felice non è, io già sto prendendo da 6 mesi in giro i miei colleghi francesi, infatti dove vado li trovo allegri, poi stanno freschi quest'anno. Le famiglie felici, cioè la Francia, il famoso asse franco-tedesco di cui si sciacquano tanto la bocca i nostri giornalisti che non capiscono niente di economia, sono felici in realtà ognuno in modo diverso, perché se ci fate caso, la Francia, oltre ad aver avuto un aumento marginalmente maggiore del debito pubblico, ha avuto anche un aumento del debito privato, laddove la Germania il debito privato l'ha diminuito. E siccome il debito privato è quello che è associato alle crisi, già capite come andrà, male per loro. Con chi si sono indebitati i privati? Allora, che lo sappiano o no, d'accordo? Però il fatto, il dato è che i paesi del sud Europa hanno sperimentato degli importantissimi afflussi di capitale da parte delle banche del nord. Allora, non è che quando lo spagnolo si è fatto la seconda casa al mare, lui è andato alla banca tedesca, ha preso il mulo, è andato a Amburgo con la sporta e si è fatto dare gli euro a Amburgo. Capite che c'è un sistema bancario che media questi rapporti. Semplicemente la banca che ha prestato i soldi spagnola, che ha prestato i soldi allo spagnolo, a sua volta se li era fatti prestare, aveva fatto provvista in qualche modo sui mercati internazionali. E per questo la Merkel si preoccupa di quello che succede in Spagna. Perché voi pensavate che la Merkel si preoccupa di quello che succede in Spagna perché lei è moralista e allora dice no, questi sono pigri. No, cazzo, quelli sono soldi suoi. E vi faccio riflettere su un dettaglio. Back to basics, cioè i principi, come funziona il capitalismo? Il capitalismo può piacere, non piacere, però funziona in un modo molto semplice. Funziona quando sorgono delle istituzioni che raccolgono i risparmi di più unità che si trovano ad avere dei soldi da parte, soldi che insieme sarebbero, separatamente sarebbero pochi, insieme sono tanti, diventano un capitale, si sceglie a chi prestarlo, l'istituzione quindi fa da cerniera tra il risparmiatore e l'imprenditore. Questa istituzione può essere la banca, può essere il mercato, ma il punto fondamentale è che è questa istituzione, sia essa la banca o il mercato, che nel capitalismo ha il dovere di valutare il merito dei progetti che vengono finanziati. Cioè, che il debitore, quello che prenda i soldi in prestito, ti voglia dare il pacco, è nell'ordine naturale delle cose. È il creditore che deve stare attento, non il debitore.
Questa è la legge del capitalismo. Quando voi andate, se ci siete mai andati, a chiedere un mutuo in banca, cominciano col chiedervi la conta delle piastrine, ricordo, quando avete avuto l'ultimo rapporto non protetto, una TAC total body completa, familiarità con banca, cioè, e fanno bene, infatti le banche italiane stanno ancora più o meno in piedi, fanno qualche banca piedina tipo Monte Paschi, che ora va per aria e paghiamo noi. Chiaro il concetto, no? Le banche tedesche questo non lo hanno fatto, nella letteratura scientifica e nella letteratura giornalistica internazionale è pacifico, li chiamano gli idioti di Düsseldorf, hanno prestato soldi a destra e a sinistra, si sono imbottiti di prodotti subprime. Chiaro? Poi vi spiego come hanno fatto ad avere tanti soldi da prestare all'estero, ma soprattutto li hanno prestati male. E vi spiego un'altra cosa, che è molto semplice. I tedeschi avevano due grossi debitori, gli Stati Uniti, ai quali avevano prestato soldi acquistando i famosi mutui subprime, e la Grecia. Naturalmente hanno dato più soldi agli Stati Uniti che alla Grecia, per il semplice motivo che gli Stati Uniti sono grossi e la Grecia è piccola. Poi vi racconto un'altra storia, che secondo una variopinta congerie di dilettanti che gira per il mondo non ha significato, e invece ce l'ha. Gli Stati Uniti hanno 1600 testate nucleari. Allora, indovinello, secondo voi la Germania, che ha preso un pacco enorme dagli Stati Uniti e un pacco relativamente più piccolo dalla Grecia, con chi è andata a fare la voce grossa? Con gli Stati Uniti. Bravo, allora sei. Perfetto, ci siamo capiti, no? Non dileggi i giovani che sono sulla via della luce un po' folgorati. Questa è la situazione. Vi ho anche spiegato quindi perché si è rotto il giocattolo si è rotto perché, sintesi, siamo andati in crisi, paesi dove le famiglie e le imprese si sono indebitate mentre lo Stato rimetteva i debiti, cioè dove c'era un alto debito privato. Il settore privato ha sostenuto la propria spesa fondamentalmente con finanziamenti esteri e abbiamo avuto un alto debito estero. Quindi, diciamo, in realtà quella che noi chiamiamo crisi di debito pubblico è una immensa crisi di credito privato. I creditori privati, cioè i cosiddetti mercati, hanno lavorato male e adesso il conto lo chiedono a voi per il semplice motivo che i mercati, cioè le grandi banche, i grandi gruppi finanziari, esprimono delle lobby che sono in grado di catturare il potere politico. C'è un bellissimo articolo di Adriana Cerretelli che sul Sole 24 Ore fa parte di quelli che leggete nei giorni in cui il Sole 24 Ore dice la verità, che si chiama La UE delle banche piglia tutto. Fate una ricerca su internet e lo trovate subito. Vedete quanti soldi ha speso la Germania come aiuti di Stato, peraltro di dubbia legittimità alla luce dei trattati europei, per salvare le sue banche. Quanti ne ha spesi il Belgio, quanti ne ha spesi l'Olanda, Dopo che si sono presi la soldi su Prime, hanno speso una quantità di soldi per salvare le banche, poi sono venuti all'incasso qua. A valle di questo problema di credito privato, lo Stato interviene sostenendo i creditori, e questo è successo soprattutto dove i creditori sono stati particolarmente fessi, cioè al nord, e molte banche lì sono state salvate. Oppure interviene sostenendo i debitori, le famiglie, e questo è successo in molti paesi del sud, per esempio in Italia, banalmente. Stava succedendo, certo, l'IMU non è un grosso esempio di sostegno alle famiglie, però banalmente dovete immaginarvi che il sistema fiscale funziona così: se hai zero reddito hai anche zero tasse, quindi in qualche modo il sistema è prociclico, che è un buon modo per renderlo meno prociclico, è anticiclico, un buon modo per renderlo meno, diciamo, anticiclico è mettere un IMU, così tu anche se non hai reddito la tasse la paghi lo stesso perché hai la casa e quindi sei sterminato, chiaro il concetto, va bene. Allora, perché i giornali continuano a parlarci del debito pubblico? Perché, sapete, una famiglia può fallire e nessuno se ne accorge. Forse se non ci passi veramente attraverso queste vicende non puoi capire veramente che cosa sia, no? Dovresti essere il figlio di quella persona, la compagna di quella persona per capire che cosa è successo. No, noi lo leggiamo. Ormai siamo quasi assuefatti a questo tipo di notizie, no? Cioè ogni giorno Cesare Media Ortis su Twitter che ci ritwitta il morto del giorno, perché ormai è un bollettino di guerra quotidiano, no?
ma lo Stato però è più grosso, quindi lo Stato lo vedi, è uno poi, e quindi è facile da ritrattare. Quindi il bilancio pubblico da salvatore diventa il colpevole, e è il nemico ideologico di una variopinta con generi fessi che vedono nello Stato il nemico. Il problema non è il debito pubblico, non lo è mai stato. Questo è l'indicatore di sostenibilità a breve termine elaborato dalla Commissione Europea, dai servizi della Commissione, dai servizi statistici. Per ogni paese c'è una barra per il 2009, una per il 2010, una per il 2011, una per il 2012. Io c'ho pure il Parkinson, andiamo per caso. Allora voi vi aspettate, siccome i giornali vi dicono che siete corrotti voi, quindi avete il debito pubblico voi, diciamo, noi non siamo lo Stato, vabbè, è colpa tua comunque. Tua, e pure le gambe. Voi vi aspetterete di essere, non lo so, questo paese qua, sfigatissimo, che in tutti gli anni ha avuto un indicatore di insostenibilità molto alto, cioè al di sopra di questo livello di guardia. Invece l'Italia è questo paese qua, in tutti gli anni della crisi, compreso quando c'era il pozzone, quello delle minorenni, quello... Il debito non è mai stato particolarmente insostenibile. Le cose certo sono peggiorate, ma quando è arrivato il Salvatore della Patria nel 2012, no? Si vede leggermente, marginalmente peggiorate, siamo ancora in una situazione. Perché i giornali vi mentono? Non lo so, chiedetelo a loro, io lo so ma non posso dirlo, se no poi domani finisco dentro. Il problema non è il debito pubblico, sempre nella stessa pubblicazione c'è questo indice costruito in modo diverso, insomma la storiella è che se siete sotto la linea di grassetto siete sostenibili anche a lungo termine, cioè tenendo conto della aggravio di spesa pubblica che deriva dall'invecchiamento della popolazione, se siete sopra avete un problema, e se siete molto sopra un grosso problema. Chi c'è sotto? Solo noi, cioè solo noi siamo il paese che ha un debito sostenibile a lungo termine. Queste cose si sanno, c'è un occasional paper del Fondo Monetario Internazionale degli anni 90 che già allora diceva guarda la Francia e la Germania hanno dei problemi, l'Italia con le pensioni sta a posto. Adesso dico no, ma perché Monti ha fatto le riforme. Alberto Quaglio Curzio il giorno dopo la riforma è andato in radio e ha detto beh sì, sta riforma era inutile, però l'abbiamo fatta perché ce lo chiedevano i mercati. Ragazzi, ve lo dicono, chiaro? Ah sì, mi dimenticavo che c'è anche la Latvia o Lettonia che dir si voglia fra i paesi sostenibili. Però, sinceramente, con tutto l'affetto per il Baltico, non ce ne frega niente, nel senso che è l'unico paese di una certa rilevanza economica e culturale in Europa che sia in condizioni di sostenibilità. Siamo, sorpresona, noi. Quindi tranquilli, Questo non vuol dire che la pensione ve la pagheranno, perché vi diranno che non ve la siete meritata. Però potrebbero farlo, quello che questo grafico dice che potrebbero farlo, va bene? Spiegazione, vabbè, la spiegazione del grafico l'ho già data, insomma, i paesi che già hanno finanze pubbliche sostenibili nonostante il vecchiamento della ruota, ho dato la spiegazione. Allora ascoltate il telegiornale. Poi, per il web, e questo lo sa in particolare chi ci circola, c'è una strana razza di animali che continua a dire che io le tesi di Bagnai, Bagnai ha fatto la tesi, l'ho già detto, 4 in realtà. Questa non è roba mia. Allora, anche su alcuni blog, diciamo così, di alcune famiglie di insetti, no? C'è sempre l'espertone, che è una categoria umana che io compatisco, quello che dice, Bagnai, dice questo, ma io non mi fido, io sono furbo. L'espertone è furbo. Le cose che vi ho detto finora non le dico io. C'è un documento che si chiama Fiscal Sustainability Report della Commissione Europea, vedete questa orrenda bandiera con le stelline, che è uscito come numero 8 di European Economy del 2012. Voi andate lì, ve lo scaricate, visto che siete furbi, saprete l'inglese, ve lo leggete, sono 200 pagine e c'è scritto quello che ho detto. Poi naturalmente se vi interessa la Latvia, leggete anche le 10 pagine della Latvia. Da dove salta fuori il debito privato estero? Il problema è che quando tu pensi che dalla moneta, tu mi abbatti con un colpo, all'infinito ragazzi, sì, no, vorrei che voi mi dicesse,
mi faceste delle domande, io poi vorrei anche essere in grado di dare delle risposte. Quando si pensa che l'inflazione dipenda dalla moneta, e non è vero, perché dipende, come abbiamo più o meno visto dalle lotte sindacali, tant'è vero che abbiamo visto che si sono dovuti smantellare la scala mobile e vari presidi sindacali perché l'inflazione scendesse e di conserva scendesse il potere d'acquisto dei lavoratori. Se pensi che l'inflazione dipenda dalla moneta, allora penserai che la moneta unica implica un'inflazione unica. Che bello, in tutta l'Europa c'è la stessa inflazione, c'è lo stesso tasso di interesse, che fica. Ma non è così. In realtà, moneta unica vuol dire solo minore capacità di difesa delle economie più deboli, perché la svalutazione del cambio ha un valore difensivo. Nel momento in cui c'è uno shock dell'economia mondiale, per cui il mondo entra in recessione, tu hai svariate possibilità di riattivare il tuo sistema economico. Una potrebbe essere quella di fare investimenti pubblici, ma non puoi, perché se no la Madonna di Bruxelles piange. Dice, oddio, tu sto facendo debito, il debito pubblico non si può. E allora togliamo questa funzione. Allora, come rianimi la tua economia? Rendendo i tuoi prodotti più competitivi, cioè crescendo con i soldi degli altri, esportando. Chiaro concetto, no? Però questo lo puoi fare in due modi. Se hai ancora la sovranità valutaria, puoi accettare che il cambio si svaluti e lo farà naturalmente. Perché? Perché se meno persone chiedono i tuoi prodotti, meno persone chiedono la tua moneta. E se meno persone chiedono una cosa, il prezzo di quella cosa scende. È la legge della domanda e dell'offerta, la conosciamo tutti, l'abbiamo studiata prima da adolescenti, diciamo, nelle nostre prime esperienze amorose, avremmo tutti visto che in classe c'era una che aveva un prezzo più alto e una che aveva un prezzo più basso, e viceversa per uno, quella molto domandata. Vale anche per le valute, la valuta molto domandata tende a crescere, quella meno domandata tende naturalmente e fisiologicamente a scendere. Io dico, ma se tu sei un economista, ma se tu credi nel mercato, ma se tu credi nella legge della domanda e dell'offerta, ma perché ti devi opporre così estremamente al fatto che essa funzioni nel mercato valutario? Che bene ti porta questo? L'abbiamo visto prima. Il fatto è che se invece non fai funzionare il mercato valutario, allora succede che i paesi rimangono in una crisi di competitività, si crea un circuito di questo tipo. Il paese a bassa inflazione, quello virtuoso, esporta i beni verso il paese ad alta inflazione, quello ad alta inflazione compra ovviamente, e comprando come dire, dà dei soldi, ma dice, ma se questo compra sempre, alla fine i soldi non ce l'ha più, bravo, infatti. E come fa? Molto semplice, se li fa prestare dal paese esportatore di beni. In economia un esportatore di beni netto è sempre anche un esportatore di capitali netto, perché non è che i soldi tedeschi se li guadagnavano vendendo beni al sud, se li fossero messi sotto un mattone tedesco, alla fine il sud non avrebbe avuto più soldi per comprare i beni della Germania. Chiaro concetto? Quindi bisognava riprestare i soldi al sud perché l'industria tedesca potesse continuare a prosperare. Riprestarli, indipendentemente dal fatto che si sapeva benissimo che questi paesi stavano acquisendo una quantità di capitale estero totalmente insostenibile, che non avrebbero mai riuscito a restituire. Ma il gioco poteva andare avanti e doveva andare avanti nell'interesse dell'industria del nord. E quindi i paesi del sud si indebitano in giallo perché i paesi del nord esportano capitali verso di loro. Ah, naturalmente, se volete far vedere di essere persone di un mondo, quando fate un debito potete dire ho importato un capitale. L'importazione di un capitale è un debito. Quando accendete un mutuo in banca, la banca vi dà dei soldi e voi importate quei soldi nel vostro bilancio. Quello che succede dopo lo sapete. Non è una novità. Tutte le crisi finanziarie degli ultimi 30 anni sono partite dalla fissazione del cambio e da un massiccio afflusso di capitali esteri. Questo ce l'hanno spiegato Diaz Alejandro per il Cile, Frenkel per l'Argentina.
attenzione, un uomo preceduto dalla sfiga che porta, lo ha detto, la variabile più importante per prevedere una crisi debitoria è il debito totale con l'estero, pubblico e privato. D'altra parte, scusate, ma anche voi preferireste che il vostro figlio chiedesse 5.000 euro a voi o a uno strozzino? Cioè, qual è il problema? Il debito pubblico, se rimane nella famiglia paese, è detenuto da residenti, in condizioni di sovranità monetaria, è un debito completamente sicuro, safe, lo è sempre stato. Il problema è quando i soldi te li fai prestare dall'estero. E questo è il ciclo mischiano che descrive Roberto Frenkel, che uso come strumento interpretativo delle crisi dell'Eurozona, ma che in effetti spiega tutte le crisi finanziarie degli ultimi 30 anni, da quando è iniziata la liberalizzazione finanziaria. Normalmente un paese periferico parte liberalizzando i movimenti di capitale, gli dicono che è una cosa molto bella e molto moderna, adotta un tasso di cambio rigido. Il tasso di cambio rigido a cosa serve? Serve perché così i creditori evitano di prendere il pacco, semplicemente, perché il paese non gli potrà restituire moneta svalutata se il cambio viene in qualche modo fissato, rigido. Se la moneta è unica, meglio ancora, tu dai un euro, sai che riavrai un euro, non c'è possibilità di riavere una moneta svalutata. Allora si parte da lì. Naturalmente a questo punto i paesi che hanno disponibilità di capitali, che sono i paesi più maturi, cominciano a esportare capitali verso il paese periferico e finanziano il settore privato, che nei paesi periferici normalmente offre rendimenti alti. Questa è una cosa anche abbastanza standard in economia: l'efficienza, la produttività marginale del capitale è più alta nei paesi dove c'è poco capitale, sostanzialmente, no? Dove ancora ci sono infrastrutture da costruire, eccetera, eccetera. Quindi è anche fisiologico che sia così, secondo gli stessi neoclassici, secondo gli stessi economisti mainstream. Allora la periferia comincia a crescere, c'è crescita, c'è inflazione, ma proprio perché c'è crescita ci sono redditi, si pagano le tasse, il debito pubblico normalmente si riduce perché c'è un afflusso di entrate nelle casse dello Stato e perché il PIL cresce. Però c'è anche inflazione, con l'inflazione il paese perde sempre di più competitività. Quindi se all'inizio, diciamo così, il capitale estero finanzia l'acquisto della Mercedes da parte del membro dell'elite, quando questo troppo va avanti 5 anni, il capitale estero finanzia anche indirettamente l'acquisto del litro di latte tedesco da parte della vecchietta. Io non so qua com'è, perché però se voi a Roma andate in un supermercato, sono tutti francesi, la carne è tutta tedesca, olandese, francese, trovare italiano è rarissimo. Che strano. I creditori a un certo punto capiscono che hanno prestato troppo e che quindi il paese non ce la farà. Quando lo capiscono, ma è perché c'è una recessione, per esempio nel 91 ci fu una recessione negli Stati Uniti e nel 92 noi andavamo in pezzi, eravamo in un ciclo di questo tipo. Oppure nel 2008 c'è stato lo shock Lehman e nel 2009 no? C'è sempre uno shock che parte dagli Stati Uniti. Poi bisogna anche ragionare sul perché gli shock partono sempre dagli Stati Uniti, ma non voglio allargare il discorso. Il problema è che se tu sei in un sistema rigido, no? Se voi avete un bicchiere di plastica e un bicchiere di vetro, li fate cadere, quale si rompe? Secondo gli eurocrati si rompe il bicchiere di plastica perché ha una sua flessibilità, che è una cosa cattiva. Secondo me si rompe quello di vetro perché è rigido. Voi fate la prova a casa vostra e vedete se la tesi di Bagnai, è una tesi molto mia, è corretta. La flessibilità è importante, non nascondo che ci siano situazioni nelle quali la rigidità può essere importante, ma hanno poco a che vedere con l'economia. I debitori alzano il tasso di interesse a questo punto. Perché? Perché vogliono attirare capitali. Se la tua economia è ormai orientata su un flusso di finanziamenti esteri e quelli ti tolgono i soldi, la tua economia crolla e allora cominci a alzare il tasso di interesse perché i soldi arrivino, è il famoso fenomeno dello spread. E poi c'è il crash, cioè la cosa finisce male. Succede sempre così: Cile 82, Italia 92, Messico 94, Thailandia 97, Corea 97, Russia 98, Brasile 99, Argentina. Non sono campionati di calcio, ma sono spalizzati diversamente. Adesso con Brasile mi è venuto in mente Argentina 2001,
Turchia 2001, Eurozona 2010, boom, meglio 4 anni a San Vittore che uno alla Bocconi, con il perché i Bocconi, dunque, Roberto Frenkel, Hans Taylor, economisti cosiddetti eterodossi, cioè che poi sarebbero quelli che dicono più o meno le cose che stanno, dicono la rigidità del cambio, siccome favorisce i mercati finanziari, quindi la moneta unica, cacciatelo in testa, non è stata fatta per voi, è stata fatta per i mercati finanziari, perché fra l'altro vi toglie una grossissima castagna del fuoco, quella di dover gestire il rischio di cambio. Chiaro? Perfetto, ci siamo. Rigidità del cambio, promuovendo gli afflussi di capitale, ha ovviamente effetti destabilizzanti. Ma scusate, ma paesi come la Spagna o la Grecia stavano importando capitali dall'estero al ritmo di 10-15 punti di PIL l'anno, quando si sapeva che paesi come la Thailandia erano andati a gamba all'aria importando il 5% del PIL di capitali l'anno, no? Quindi si sapeva che questo è un gioco destabilizzante. Ma non si poteva dire, è scritto anche nel trattato di Maastricht, bisogna monitorare l'indebitamento estero e poi bisogna monitorare l'indebitamento pubblico, quello pubblico 3%, quello estero, ma vabbè, monitorarlo, non si mette un limite, perché? Per un motivo ideologico, perché monitorare l'indebitamento estero significa vincolare l'azione dei mercati finanziari, monitorare l'indebitamento pubblico significa ridurre il peso dello Stato nell'economia, questo è lo scopo del gioco, no? Quello che vuole il tipo col baffo a manubrio, no? Quello che vogliono, ma anche il tipo con l'Oden, vogliono ridurre il peso dello Stato nell'economia perché lo Stato è cattivo, però lo Stato sono ospedali, sono scuole, sono università, sono strade, anche se poi diciamo, ogni tanto vengono vendute ai privati, in realtà che io prendo sempre un'autostrada che costa parecchio. Questo è successo, i movimenti di capitale hanno avuto un impatto destabilizzante. Poi abbiamo le Bocconians. E che ci hanno detto loro? Ci hanno detto che la moneta unica creerà le condizioni per la propria sostenibilità perché determinerà convergenza dei tassi di interesse e di inflazione. Non c'è stata convergenza dei tassi di inflazione e c'è lo spread, una divergenza dei tassi di interesse che penalizza i paesi del sud che hanno i tassi di interesse più alti nel momento in cui dovrebbero averli più bassi, quindi con un effetto assolutamente perverso, perché noi adesso avremo bisogno di avere un tasso di interesse più bassi per rilanciare la nostra economia. Quello che dicevano la Bocconi non è successo, quello che dicevano le università argentine e statunitensi è successo. Poi perché, per come, perché noi siamo corrotti, però registriamo il fatto è che qualcuno ha detto una fesseria e qualcuno ha previsto quello che sarebbe successo. Bene, allora perché il cambio fisso? Ve l'ho già detto, c'è un incentivo per i capitalisti, perché migliore dei paesi forti, perché gli riduce il rischio di cambio, immaginate la Germania, gli riduce il rischio di cambio e aumenta la competitività. Quando prima Daniele diceva quella cosa della Commissione Europea che se il tasso di cambio reale italiano si fosse evoluto come quello tedesco avremmo avuto la stessa crescita delle esportazioni, perché il tasso di cambio reale italiano non si è evoluto come quello tedesco? Il tasso di cambio reale è il rapporto fra i prezzi dei beni misurati nella stessa moneta. Ora, come lo puoi aggiustare? In vari modi, o tagliando i salari, e quindi così riduci i costi e riduci le prezzi, oppure svalutando. Noi da quando non possiamo svalutare abbiamo visto un crollo, ci sono naturalmente anche tante altre belle cose, eh? Il mantra è con più innovazione e ricerca avrai più produttività e allora ecco, i bittini vi ripetono questo. Naturalmente più innovazione e più ricerca la fai in un sistema che ti costringe a tagliare i fondi pubblici all'università per la ricerca di base, che ti costringe a distruggere la scuola elementare che secondo la Banca Mondiale è quella più importante per lo sviluppo del capitale umano di un paese, e io ne so qualcosa, e meno male che la persona che è qui, in virtù della quale ne so qualcosa, non è in grado di capire quello che sta dicendo, e infatti, però capivo che parlavo di lei, e quindi questa è una stronzata, scusate, è una scempiaggine, una scipitaggine, una stronzata, d'accordo? Perché la produttività con la ricerca e l'innovazione la aumenti nel lungo periodo, e anche se mio figlio era piccolo, quando ancora non contestava la figura paterna, diceva che
Babbo è un ricercatore che trova sempre, ma tranne le chiavi di casa, quelle quando le perdo è la catastrofe. In realtà quando tu ricerchi non sai se e cosa troverai e quando, quindi chi vi fa questi discorsi di mente, li prende in giro, li prende per i fondelli, quando c'è una situazione di crisi acuta, l'unica cosa che puoi fare per difenderti è agire sulla competitività. E poi ci sono gli incentivi per i capitalisti del paese debole, la disciplina del vincolo esterno, noi l'abbiamo visto prima. Scusate, nella prima slide, quando è che si stabilizza il potere di acquisto dei lavoratori? Nel 1979, 80, 81, quando noi entriamo nello SME, cioè quando noi ci agganciamo al cambio della Germania. Quello è stato l'inizio della fine per il